Ciao Chiara e benvenuta su Spettacolo News. Innanzitutto come stai e poi se ci puoi anticipare che evoluzione avrà un po' quest'anno il tuo personaggio? Sarai, se non sbaglio, la stilista ufficiale, ma non sarai sola. Non sarò sola, l'avete già saputo. Sì, non sarò sola, sarò con Botteri, che sarà lo stilista della linea Uomo. È stato molto divertente girare con Luca, che è bravissimo, simpaticissimo, e perché in realtà, perché è divertente, perché in realtà Maria non si troverà molto bene a rapportarsi a Botteri. Avranno degli scontri, avranno degli screzi inizialmente che cercheranno in qualche modo di risolvere, ma non sarà facile. Però è stato molto divertente perché è una dinamica un po' nuova per Maria, che è sempre stata quella timida, quella in imbarazzo, che calava un po' la testa. Invece con Botteri esce fuori una Maria che ha voglia di tenere testa, consapevole delle sue, un po' dei suoi risultati, di quello che ha preso nel corso degli anni. Senti, quindi troveremo una Maria affermata dal punto di vista lavorativo, possiamo dire, o comunque in continua evoluzione. E dal punto di vista sentimentale invece come va? Mi diceva prima Elia che va bene, però... Va bene, però c'è sempre un però nella vita. Perché? Perché sì, anche per Maria e Vito c'è un però. C'è un però perché Maria torna sola dall'Australia, perché Vito sarà trattenuto da problemi e dinamiche aziendali che lo tratterranno lì in Australia, e loro continuano a stare insieme perché vogliono prendersi cura di questa serenità che hanno raggiunto dopo tanto tempo, ma non sarà facile perché è una relazione a distanza e la distanza è tanta, il periodo in cui si trovano a essere distanti è parecchio, quindi non è facile, insomma, mantenere vivo l'amore e quella serenità che hanno raggiunto. Però hanno la volontà sicuramente di portare avanti questa relazione, perché il sentimento c'è, è forte e si amano davvero, ecco. Senti, leggevo prima che quest'anno tra i nomi delle new entry ci sono un sacco di pugliesi. Abbiamo mamma, papà e la sorella, giusto? Quindi sei circondata, come hai vissuto questa, come la vive Maria? Sì, papà, mamma, sorella sono felicissima perché loro sono meravigliosi, sono bellissimi, bravissimi. E già in un mese, quasi due di riprese, ci siamo divertiti tanto. E sono molto contenta perché anche a livello recitativo, attoriale, è stimolante, perché andiamo a raccontare un aspetto e una porzione di vita di Maria ancora inedita, perché non erano mai stati raccontati così approfonditamente i rapporti che ci sono tra di loro. Lei ha sempre nominato soprattutto il padre, che è stato sempre presentato un po' come una figura un po' che tarpava le ali a Maria e tutto quanto, ma in realtà impareremo a conoscere Ciro, non è così. Lui ama tantissimo le figlie e vuole in tutti i modi che realizzino i loro desideri. Poi la mamma rimane sempre un punto di riferimento nella vita di Maria a tanti livelli, e la sorella è una sorella minore che Maria sente di dover proteggere, sente di dover instradare in qualche modo, ma sempre con la ferma volontà che la sorella faccia quello che nella vita le piace, come è stato per lei, come Maria ha voluto per se stessa. Senti, quindi tornando alla famiglia di Maria, Vito avrà a che fare con i tuoi genitori, che forse è una situazione che a Maria potrebbe anche non piacere tantissimo, si sente un po' in gabbia? Guarda, ad occhio e croce ti dico che se questa famiglia dovesse, non so, diventare un po' insistente su questo punto, sì, potrebbe essere fastidioso per Maria, però in realtà loro, come dicevo prima, amano alla follia questa figlia e vogliono il meglio, quindi Maria sa anche quello, che se ci sono più domande da parte della famiglia su questo aspetto è semplicemente perché vogliono vedere la figlia serena e tranquilla e realizzata anche dal punto di vista sentimentale, come Maria ha sempre desiderato. Senti, si dice che il punto forte del paradiso sia la famiglia che si viene a creare sul set, ma anche nella vita, quindi come ti stai trovando in questi anni, che ormai sono tante, insomma, sei una delle più veterane? Sì,
adesso è passato un po' di tempo, è stato bellissimo vedere come anche i rapporti nostri, privati e personali, sono cresciuti negli anni. Ci troviamo molto bene, facciamo di tutto insieme, andiamo al mare, suoniamo, cantiamo, guardiamo i film, andiamo al cinema. E, è molto bello perché qui ho trovato tante persone importanti che sono diventate importanti per tanti motivi, ma legami veramente forti che sicuramente mi porterò nel prossimo futuro. Comunque da parte mia c'è la volontà di portarmele anche per anni, ecco, per tanto tempo, sì. E ci divertiamo anche molto, che fa tanto, perché ci svegliamo sempre con l'entusiasmo di venire sul set, anche se siamo stanchi tanto alle volte. Senti, in chiusura ti direi questo: Maria è arrivata, che era, se non sbaglio, una pretendente per Antonio. E oggi ti ritroviamo stilista. Hai preso il posto di Gabriella, di Flora, addirittura sei nemica di Flora, hai imparato da Gabriella. Alle spalle c'è proprio la creatura nemica del paradiso, se abbiamo sbagliato lato. Come hai vissuto questa evoluzione personale e lavorativa? Intanto ti trovo preparatissima, perché Antonio, Giulio Corso, lo salutiamo, ciao Giulio. E, no, è stato bellissimo, io non, veramente giuro, non me l'aspettavo, perché Chiara è partita dall'avere poche pose al paradiso. Chiara si è stata presa per fare, che ne so, 4 pose al paradiso delle signore, e poi piano piano il ruolo è cresciuto. E anche io stessa, quando leggevo le sceneggiature che arrivavano e vedevo che Maria aveva sempre più scene, per me è stata una sorpresa ed è stato veramente bello. E ad oggi potermi anche soltanto trovare qui insieme agli altri è una grande soddisfazione, significa che questo percorso è stato lungo, continua e lo faccio con passione ed è quello che mi porta, che mi fa andare avanti, ecco, che mi fa ogni giorno svegliare con entusiasmo, con l'entusiasmo di venire qui a girare. No, sono molto contenta. Maria è cambiata, io sono cambiata con Maria, è quello che ho detto anche poco fa. E cercano Genuardi nel frattempo, che si è perso Genuardi, e è molto bello e molto soddisfacente. Senti, tu porti la tua terra in questa serie, sei siciliana d'origine, Maria è siciliana, è un'emozione per te? Ma sì, e poi è bellissimo, è comodissimo per me portare il mio accento nella serie, perché riesco anche ad inserire delle chicche a volte non scritte, perché mi sento super tranquilla, sono siciliana, sono tranquilla del fatto che appunto si dica una cosa piuttosto che un'altra. Anzi, alle volte quando vedo magari un'imprecisione, perché penso che una cosa possa più appartenere al nostro dialetto più occidentale, che può essere quello di Palermo, Trapani, Partanna, e mi sento tranquilla nel poter aggiungere o modificare qualcosa, è bellissimo. Poi in Sicilia il paradiso è molto seguito, quindi sono contenta anche dei riscontri poi che ho quando scendo giù. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi, grazie a te.